Edoardo, svegliati. Sì, ci sono. Dunque ci è riuscito. Non ti mentirò. Se mi stai chiedendo se sono riuscito a rimuovere completamente il tuo dolore, la risposta purtroppo è negativa. Non è possibile farlo senza riportare seri danni alla psiche. Quindi tornerà. Senti, non c'è una strada per la felicità. La felicità è la strada. Ma la felicità si può trovare anche nei momenti più tenebrosi. Perciò, nonostante quello che le è successo, pensa a tua figlia. Lo farò. Grazie, dottore. Arrivederci. Arrivederci. Dovrebbe diminuire il tempo là dentro. Sta prendendo le medicine che l'ho prescritto. Sto bene. La sua faccia dice il contrario. Le prescrivo questo nuovo farmaco, almeno riuscirà a dormire. Veda di prenderlo, intesi? Amore, Damiano, papà è morto. So che non vuoi più avere niente a che fare con lui, ma se... Sì. Il dottor Damian Admeto. Sì, chi lo cerca? Aladini, del Ministero della Difesa. Abbiamo parlato al telefono la scorsa settimana. Ah, già. Sì, guarda, in questo momento sono molto Lo so, lo impegnato. so. So che è molto impegnato.
Però temo di doverle rubare comunque qualche ora del suo tempo. Grazie. Volevo dirle innanzitutto che ammiro molto il suo lavoro, ne ho sentito molto parlare. La ringrazio. Il suo strano aggeggio che utilizza durante le sedute è incredibile. Sono nei guai, signore? No, ma certo che no. Non sono qui in veste di pubblico ufficiale. E in quale veste, allora, se posso chiedere? Va dritto al sodo, vedo. Quando ti trovi a fare questo lavoro, sai che il tempo è l'unica cosa che non hai. Vedo che le voci sul suo conto non mentivano. Mi dispiace soltanto che non si sia mai spinto più in là di qualche povera anima in pena. Che intende? Intendo il passo successivo, l'impossibile che diventa possibile. Ricalibrazione cognitiva attraverso la cancellazione del dolore. Mi scusi, non voglio dubitare della sua intelligenza, ma non sa di cosa parla. Non è possibile cancellare parti di se stessi. Porta danni cerebrali, coma e addirittura la morte. Sono a conoscenza del suo incidente. Perché me lo chiede allora? Perché, come ha detto anche lei, il tempo è l'unica cosa che non abbiamo. Abbiamo tra le mani il caso di Rocco Paletta. Ne avrà sentito parlare nei notiziari. Il suo aiuto sarebbe importantissimo. E perché dite di non avere tempo? A breve verrà rinchiuso per infermità mentale. Quindi? Guardi dietro. È stato ritenuto malato di mente da ben 5 psichiatri. Ma è quello che segue che mi ha fatto pensare. Quoziente intellettivo 157. Non vorrà dire che... C'è qualcosa che non va. Dove lei ha visto solo un fallimento, noi abbiamo visto il progresso. Aureus X. 10 mg di questo e le sue sinapsi avranno la potenza di una bomba atomica nella casa dei tre porcellini. Questo le permetterà di mantenere il controllo. Capisco il suo scetticismo nel volerlo utilizzare, ma con un tipo come Rocco bisogna essere previdenti. Lei ci pensi. Toglietegli le manette. Non è una buona idea, dottore. Non avrò una conversazione con il mio paziente in queste condizioni. Vedi di comportarti bene. Capito, nostro? Buona. Sono il dottor Damiano Almeto.
Sa perché sono qui? Per curarmi, immagino. Quindi pensa di essere malato? La faccio ridere? Molto. Se hai letto il mio fascicolo, sai che non sono nella facoltà di rispondere a delle domande. Quindi direi che abbiamo finito. Seduto. Non sono qui per farti l'ennesimo test psicologico. Non ce ne sarebbe motivo. Non è la prima volta che mi trovo a confrontarmi con una persona di grande capacità intellettuale. Ma nessuno ha mai sbagliato appositamente tutti i test. Mi chiedevo quanto ci sarebbe voluto perché qualcuno se ne accorgesse. Perché l'hai fatto? Per scelta. Quindi credi nel libero arbitrio? È una bella domanda. Credo che alcuni di noi siano stati creati per scegliere. Tu hai potuto scegliere la tua vita. Perché non lasciare la stessa possibilità alle tue vittime? Ma loro hanno scelto. Avevano solo bisogno di qualcuno che li liberasse. E da quando liberare è sinonimo di uccidere? Non tutti possono scegliere come vivere. Io gli ho dato la possibilità di scegliere come morire. E l'hai data anche a tuo padre? Parlami della sera in cui sono morti i tuoi genitori. La morte di mio padre non c'entra niente con quello che ho fatto. Quindi eri arrabbiato? Volevi uccidere tuo padre? Lui non poteva essere salvato. L'unica a crederci era mia madre, ma era accecata. Se c'era del bene, era sepolto dentro di lui. Li volevi bene? Sì. Volevo molto bene a mia madre. Proprio perché ti è stata portata via, come fai a dire che la morte è l'unica soluzione? Perché l'ho visto. Ho visto mia madre salvarsi. Mi dispiace, ma questa non può essere la soluzione. Pensa se dovessi uccidere tutti i miei pazienti perché non soffrono più. Sarebbe una follia. Follia? Follia è ripetere la stessa azione sperando che qualcosa cambi. Quante volte hai ripetuto le stesse parole ai tuoi pazienti? Quante volte sono tornati da te? Sappi questo. Ogni volta che uno di loro torna da te, tu hai fallito. Abbiamo finito. Accetto.
Sei pronto? Sì. L'ho visto di nuovo, gli occhi di Carlo. È stato padre Luigi a farla soffrire. Mi ha raccontato tutto e io non potevo non fare qualcosa, doveva pagare. Mi dispiace tanto, mamma. Sono cattivo. No, Rocco, non sei cattivo. Ascolta, Dio ci ha dato un dono. Un dono che non fa parte di questo mondo. Devi solo imparare ad utilizzarlo. Come? Ti prego, mamma, dimmi come posso rimediare. La punizione verso le ingiustizie non è mai la scelta giusta. La punizione è un compito che solo nostro Signore può attuare. Il nostro compito invece sta nella carità. È attraverso la carità che il dolore scompare. Lo so, ma io... Lo so che è difficile da capire. Ma saper usare questo dono determinerà l'uomo che diventerai. Ora asciugati gli occhi. Parlerò io con padre Luigi. Ci ho già parlato io. È tutto qui. Sto bastardo ci fa fare una figura di merda davanti a tutto il paese. E questo è tutto quello che hai da dire. Sergio. Colpa tua. Sei tu che l'hai infettato con la tua pazzia, con le tue cazzate da soretta. Sergio, ti prego. Ma adesso basta. Non ti lascerò un minuto più sola con lui. Sta zitto. Sergio, ti prego. Levati. Sergio. Stronza. Sergio. Mi hai rovinato la vita. No. E quel bastardo che ti sei portato in grembo. Sergio. Rovinato la vita. Ma hai rovinato la vita, è colpa tua. Ma hai rovinato la vita. Dunque, volevo dirvi che sono veramente orgoglioso di ciascuno di voi. Il fatto che siate qui, che abbiate scelto di intraprendere questo percorso, fa di voi persone coraggiose. La vita è un dono prezioso e va custodito con cura. Quindi adesso stringetelo tra le vostre mani e non lasciatelo mai andare. E se ti fosse scivolata via? Se ti fosse stata strappata dalle mani con la forza, in tal caso a cosa servirebbe condividerlo? Perdita. Sono veramente contento che tu ti senta finalmente pronta a condividere con noi i tuoi pensieri. Voglio farti una domanda. Chiudi gli occhi. Coraggio, chiudili.
Ora voglio che immagini la tua vita in un oggetto che stringi tra le mani. Ce l'hai? Sì. Adesso qualcuno prova a portartelo via. Che fai? Cerco di resistere. Con tutte le forze che hai. Non ci riesco. Che è successo? È a terra. In tanti pezzi. Riesci a raccoglierlo? No, sono troppi. Taglietti, sono troppi. Che dobbiamo finito per oggi. Tutto bene? Mi dispiace. Non dovevo andarmene così. Non ti preoccupare. Hai vissuto un'esperienza molto traumatica, è normale che tu sia spaventata. Però adesso so chi sei. E cioè? So che mi vuoi chiedere qualche cosa. Vuoi entrare? Non ho più forze. Sento che la vita mi è stata strappata via dalle mani e io non avevo altra possibilità se non perdere. Che ne pensa? Io ti vedo. Come? Io ti vedo. Che cos'è quello? Sei tu. La vera tu. No. Questa non sono io. Io non lo voglio. Non a tutti è data l'opportunità di scegliere. Tu hai adesso la possibilità di liberarti. Ma come faccio? Ti aiuterò io. L'unica vera domanda è: cosa sei disposta a sacrificare per la libertà? Tutto. Anche la vita. Non capisco. Perché dovrei sacrificare la mia vita per vivere? Cos'è che ti lega alla vita che non ti leghi anche alla morte? È tutta la vita che cerchi di raccogliere i pezzi, ma ti fai solo del male, non lo vedi? Ti prego, ho paura. Custodirò io e tutto. Così che possa vivere attraverso di me, per tutte quelle persone che, come te, hanno finalmente scelto di liberarsi. Ora sai. Ma come sei riuscito? Credi ancora che io debba essere curato? Sì. Tu doni loro la morte pensando di dare la pace. Ma la pace è una cosa che vale la pena di essere vissuta. Posso mostrarti altro? No. Ho visto abbastanza. Anch'io. Quel giorno nel tuo ufficio, la prima volta che ci siamo incontrati, ti ho visto dentro. Solo non riesco a spiegarmi come qualcuno con tutto quel dolore represso possa avere la presunzione di potermi curare. Ma ora so che tu, la tua macchina, non siete abbastanza. Niente sarà mai abbastanza. No!
Credo che alcuni di noi siano stati creati per scegliere. Avevano solo bisogno di qualcuno che li liberasse. Tu hai fallito. La punizione verso l'ingiustizia non è mai la scelta giusta. La punizione è un compito che solo nostro Signore può attuare. Mi dispiace soltanto che non si sia mai spinto più là di qualche povera anima in pena. Il tempo è l'unica cosa che non hai. I battiti sono accelerati di colpo. Lo svegli. Non posso. Morirebbe per lo shock. Quanto si era rimasto? Ancora una o due dosi, credo. Glielo inietti. Ma può essere pericoloso per il paziente. Scelga. O il suo capo o il paziente. Damiano, mi senti? Sei sveglio? Dunque ci è riuscito.